Potrei ingoiarla in un sol boccone, pensa. Questo è Favijay, eh? Mica è un nessuno! Pappero, pappappa, schifra, schifra. Serve per sincronizzare l'audio. Beh, ma ciao carissimi! Questo è Electric Bell, che si pronuncia brrr, ma si possono separare anche le sillabe in questo modo. Oggi siamo qui per un evento speciale, un attimo che bevo un po' di succhetto. Abbiamo due cose qui, un Webstars Magazine con Favijay in copertina, mica è un nessuno. Mica stiamo a parlare di Gian Giacomo della Cicoria che abita magari due palazzi più in là. No, questo è Favijay, eh? Mica è un nessuno. E questo è un loot anime, peces. Che cos'è un loot anime? Io penso che molti di voi lo sappiano, visto che vivete il tubo, vivete YouTube. Guardate, scoprite, scovate, venite attirati dai clickbait come se fossero appunto esche di massa. E magari ci cascate anche, come ci casco io tante volte. Ma no, oggi no, oggi ci godiamo un unboxing della Madonna. Allora, loot anime è un servizio di Loot Crate. Ok? Adesso facciamo scorrere un po' qui dietro di me quello che è Loot Crate. Quindi questo sito dove tu ti fai l'abbonamento e una volta al mese ti arriva un pacco sorpresa in base al tema del mese. Quindi il tema del mese di questo mese di Loot Anime, non Loot Crate, perché Loot Crate è una cosa, dentro Loot Crate c'è Loot Anime e quindi arrivano cose anime manga, no? Quindi, essendo uscita la stagione seconda di Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, da Surando il Babè! Qui troveremo quello, non mi ricordo qual erano il resto dei temi. Potremmo andarci a vedere, ma non ho voglia. E questo è uno. Numero due, non meno importante. Questo è Favijay, oh. Non è mica un nessuno. Io, guarda, questo me lo sposerei proprio. Calma, non esageriamo. Ma, innanzitutto qui ci sono altri miei lavori, che sono questi adesivi. Adesivi disegnati dal vostro caro Peo, number one in the house. L'avrete visto su Instagram per chi mi segue o per chi già l'ha comprata. Abbiamo altre personalità di internet web stars, che ne conosco solo alcune, Cristo. Tant'è che quando mi hanno detto di disegnarle ho dovuto fare un po' di ricerca, perché tante non le conoscevo. Sapete che io vivo molto meno il tubo di voi, invece voi sapete, voi vivete il tubo. Quindi spero che vi piaccia. Inoltre qui dentro ci becchiamo un bel poster. Non voglio rovinare la rivista. Un signor poster del mio mito, il mio amato Favijay. Va bene, ok, come l'hanno detto, non lo appenderò in camera, giuro. Al massimo lo appendo sul tetto, così ogni volta che mi sveglio lo vedo. Oh, bellissimo. Scherzo. Non meno importante è, nella sezione, mitica sezione talenti emergenti di questa rivista, questa qua, talenti emergenti, potete trovare il vostro carissimo Electric. Eccolo lì, ci sono io, eh? Mi vedete col cappellino chopper? Eh? Avete visto che bello che sono? Sono in una rivista! Mamma! Oh, ma vieni a vedere, sono su una rivista! Mamma non c'è, come al solito. Mamma non c'è mai nei momenti importanti, Cristo! Non voglio rovinare la rivista. Adesso prendo l'adesivo di Civi Show e me lo appiccico su un capezzolino. Scherzo. Ma adesso andiamo alla parte interessante e più divertente della faccenda, ovvero apriamo questo loot anime, che spero abbia cose davvero fighe e interessanti, di Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, l'attacco dei giganti, tre lingue diverse, se volete anche in spagnolo, e l'attacco de los gigantes, che però non ho la più pallida idea se si chiami precisamente così. Io l'ho solo tradotto letteralmente, perché sì, io sono spagnolo, per chi è nuovo e non lo sa, so l'inglese, lo spagnolo e l'italiano. Ah, basta vantarmi. Allora, come si apre questa scatola senza fare un macello? Senza rovinarla, perché la scatola la potrei riutilizzare, tanto carina. Ci potrei tenere la mia collezione di My Little Pony, o la mia collezione di parrucche per le Barbie, o la mia collezione di scarpe per le Barbie. Ops, sto dicendo troppo. Oh, ti apri? Eccola qua. Sto aprendo, eh. Scavicchi ma non apra, eh. Scavicchio ma non apro. Apro! Ecco cos'era, Black Lagoon. Black Lagoon era l'altro. Che cos'è una lunch bag, lunch box? Cioè quelle vaschette per portare il pranzo. Quindi adesso posso venire in ufficio con il pranzo. Non potrò smettere di saltare i pasti grazie a te. Non salterò più un pasto, grazie madre. Apriamolo, eh? Come si apre? Wow, c'è qualcos'altro dentro. Che cos'è?
Che cos'è questa roba? Sempre di Black Lagoon? Cosa sei e come ti apri? Oh, queste palline. Oh, oh sì, sentite, le metto vicino al microfono. Ok, basta. Potrebbe tranquillamente essere tirato fuori dal contesto questo mio verso. Wow, ma sono dei poggia bicchieri da bar. Oh, che figation. Ma sono una figata, guarda. Di Black Lagoon sono dei poggia bicchieri. Pam, mettili e bevi. Ma questi sono fantastici. Io in ufficio bevo sempre quando lavoro. Adesso posso appoggiare il bicchiere anziché su un misero tavolo. Ma io lo posso applicare su questi cosi. Ma non è amazing. Oh, Cristo. Quindi abbiamo lui, non mi ricordo i nomi dei personaggi perché è una serie che ho visto, penso, 10 anni fa, forse di più. Abbiamo lei, la protagonista strafiga, abbiamo il compagno della protagonista strafiga, non compagno nel senso che se la bomba, compagno nel senso di armi. Abbiamo il protagonista col letto bianco giapponese che finisce in questa avventura in cui non voleva finire, questa avventura di morte. Lo consiglio Black Lagoon, un gran bell'anime, l'ho rivisto recentemente durante i miei pranzi universitari con il mio coinquilino, che saluto, ciao Mirko-kun. Cristo, mi sta cascando tutto. Quindi tutti questi bellissimi cosi li metto qui nel cassetto per quando ci avrò ospiti in ufficio potrò offrire loro un bel succhetto di frutta. Non è amazing? Ma non è fantastico? Non è sugoi? Ma io dico, metti qua dentro e passa la paura. La lunchbox qui ci entra poca roba secondo me, manco un panino ci entra. Manco mezzo tramezzino, però vabbè, che ci frega. Non so che metterci qui dentro. Poi guardate un po' che abbiamo. Attack on Titan, iniziamo con Attack on Titan. Levi c'è qui dentro. Quindi immagino che sia una mini action figure, davvero mini, perché guardate la scatola quanto è piccola. Guarda quanto sei piccola. Potrei ingoiarla in un sol boccone, pensa. Così come ingoio molte altre cose. Ehi, che avete capito? Sto parlando di cibo, ovviamente. Family friendly Felix. Family friendly Felix. Family friendly Felix. I love money too much. Oh, non ce la faccio aprirlo, Cristo. Dai. Oh, ma ti apri? Ah, ma c'ha 70 scotch. Porca miseria, e togliamo sti scotch. Vabbè, mi sa che la lascio chiusa. Non ce la faccio. La lascio chiusa e come scusa dico che l'ho tenuta chiusa apposta per tenerlo come oggetto da collezione. Dai, su. Oh, è l'operazione più difficile che abbia mai fatto. Dici, oh, ma sei in un ufficio, non ce l'hai delle forbici? Non qui, a quanto pare. Cristoforo. Oh, ce l'ho fatta, mi sa. Ok, sto tirando fuori. Bene, 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 bene. Wow, è piccolo il caruccio. Poco meno grande di un amiibo. E va montato. Family friendly Felix. Family friendly Felix. Family friendly Felix, I love money too much. Ok, qui c'è un bastone e si infila qua, penso. E lui si mette un po' da culo. Wow, è bellissimo. Nel senso che è piccolissimo, ma i dettagli sono ottimi. Lo avvicino tantissimo. Eccolo qua, lo vedete? Lo giro. È piccolo, ma i dettagli sono buonissimi. La testa è ovviamente volutamente fuori proporzione, immagino. È molto carino, guardate le spalle dietro, il mantello, tutto. I dettagli sono caruccissimi. Mettiamolo in confronto a un amiibo, vediamo quanto è grande, guardate. Questo è un amiibo, quindi più o meno ci siamo come dimensioni. Forse un po' più grande l'amiibo, ovviamente, perché l'amiibo non te lo puoi ficcare tutto in bocca, ma forse al culo sì. E che altro abbiamo? Vediamo che altro abbiamo. Ma che diavolo è sta roba? Ma che diavolo è sta roba? Ma che è sta roba? Allora, che cosa sei? Wow, una matita! Ah, ma tipo, a forma di lama! Wow, da sull'antografa che non userò mai, quindi. Poi se apro qui... Ma c'è! Oh mio Dio, io che sono un disegnatore! Meno male, ma guardate, ma c'è un questo è un block notice con un porta block notice di Attack on Titan! È bellissimo! Mio preferito fino adesso, più della statua dei Levi. Foglia a quadretti però, ma che guarda, ma che so, Monello? Ma che so, un bambino dell'asilo? Mi dai sti quadretti grossi un centimetro per un centimetro? Vabbè, questo lo terrò come ricordo e dentro ci metterò una Moleskine. Fogli bianchi, da sua Ramtokine, va. Bellissimo, si lega alla cinta. Oh mio Dio, Luca Comics, questo ti porto con me. Pam, attaccato qui, pam, dalla cinta. Così faccio il figo, wow. Bitches everywhere, I love big boots, I love to touch boobies, yes. Che altro abbiamo qui? C'è dell'altro. C'è un numero uno, un manga. È in inglese, quindi sono felicissimo perché ormai leggo manga e libri solo in inglese. Si chiama School Live e scommetto che si vedranno mutandine ovunque, perché questa già c'ha la gonna strappata in copertina. Ma se già c'hai la gonna strappata in copertina, ma secondo te qui dentro cosa c'è? Cosa? Andiamo un po' a vedere. Lo dicevo io, guarda un po'.
sti zozzi giapponesi. Zozzi sono, zozzi. E vabbè, dovrò diventare ancora più cieco. Già porto gli occhiali. Wow, c'è della morte qui. Sembra zombie. Avviciniamo. Cos'è? Zombie. Minchia, mi sto spoilerando. Cose. Lo leggerò comunque sia. È un bel modo per iniziare un anime, un manga, scusate. Cioè te lo mandano, sta lì, dici vabbè, mo lo inizio. Buono, questo è un altro, quindi School Live. Bella, bella zio. Che altro abbiamo qui? Un portachiavi? Di che cos'è questo? È un anime normalissimo. Cioè non ha... non è riferito a chissà che altro anime famoso, che... Okay. Ah no, per il telefono, amazing! Cioè, portachiavi, telefono, quello che vi pare, eccolo qui. Avviciniamolo alla telecamera. Si vede? Amazing, no? C'ha le spade, c'è il sangue. E questo lo metto subito al telefono. Che non so neanche dove sta il buco del mio telefono. Cioè sai che non ce l'ha? La fine, Cristo. Ma io non c'ho un buco dal telefono? Si vede che è maschio sto telefono. Bella questa, bellissima. Beh, niente, lo metto qui, guarda. L'ho appena appeso dove, vicino alla mia tavoletta grafica. Lo vedrete durante le prossime live, penso. Che altro c'è qui? Perché c'è dell'altro, c'è un signor poster, sembra. C'è una con le spade e mi sa che è proprio quella, quella del portachiavi. Sì, mi sembra proprio lei. Una figa con i capelli viola che ci sta, c'è sta un demone. Ah, fighe e demoni, ma sempre d'accordo, eh. Sempre d'accordo, guarda. Da paura. Allora, vedete, questo era il tema. Humanity di Loot Crate. Quindi qui abbiamo Levi, appunto, che è uscito. Il porta... taccuino di Attack on Titan, il manga School Live, i posa bicchieri di Black Lagoon con il lunchbox di Black Lagoon e il portachiavi di questo coso qua che si chiama Exclusive Yume Humanity Charm. Yume, che cos'è Yume? È la protagonista, chiaro, chiaro. E Yume penso che sia la protagonista di questo anime, a meno che l'anime non si chiami proprio Yume. Eccolo qua, mi avvicino, eh. Eccolo qua, lo vedete? Beh, spero di sì. E abbiamo finito per oggi. Abbiamo parlato, abbiamo unboxato, abbiamo fatto, abbiamo perso tempo. E vediamo semplicemente, velocemente, l'interno della scatola di Attack on Titan, che è sempre molto carina all'interno di Loot Crate, questa forma di città di Attack on Titan. Non so se si vede il dentro, comunque sia carino. Questo almeno si può, che ne so, lo appoggi così da qualche parte. Qui ci metti un bel action figure. E questa è una bella roba, oh, che mica stanno scherzando. Comunque, se vi è piaciuto questo video, beh, ricordate di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su per il Q. E questo era Electric.